Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in un nuovo episodio della nostra carica allenatore con il Napoli. Oggi doppia partita, Coppa Italia contro il Milan che dobbiamo battere assolutamente, partita di campionato col Palermo e poi chiudiamo il calciomercato. Poi si aprirà un febbraio caldissimo con la Champions League, con partite di campionato che dobbiamo assolutamente vincere per arrivare al nostro sogno. Il sogno si chiama Scudetto. Se però pareggiamo quelle partite in quel malo modo, pareggiando appunto, prendendo un gol a 3 minuti dalla fine, non andiamo da nessuna parte. Io vado a preparare la formazione e ci vediamo direttamente in campo. Ed eccoci in campo al San Paolo per Napoli-Milan. C'è un solo obiettivo, vincere per andare avanti. Ragazzi, voglio conquistare almeno il trofeo, almeno la Coppa Italia, se non lo Scudetto, se non la Champions League. Voglio la Coppa Italia, voglio un trofeo da portare in bacheca, da poter far alzare al nostro capitano, al nostro Marek Hamšík, quest'oggi contro quel Milan che ha giocato sì un buon calcio, ma che abbiamo totalmente distrutto nel secondo tempo e che comunque è riuscito a strappare un punticino nel loro stadio. Quest'oggi l'obiettivo è uno solo, ovvero vincere, andare alle semifinali. Una volta arrivate alle semifinali sarà tutto più semplice, semifinali che saranno sia l'andata sia di ritorno, e poi una volta vinte quelle andremo in finale, dove il nostro Marek vorrà alzare la coppa e noi ce la metteremo tutta per realizzare tutti questi nostri obiettivi. Ora però comunque dobbiamo essere modesti, dobbiamo essere concentrati per questa partita. Qui una brutta palla persa da Tonelli, Locatelli, palo e vabbè, un po' di fortuna anche a noi. Stavolta ci ha detto bene, meno male. Rog, mamma mia, Rog, cercato proprio dal Milan, il talento che ci volevano strappare per soli 10 milioni che noi abbiamo ribattuto a 30. Oggi invece il Milan gioca bene, però Montolivo non può fare gol. Oh, che parata di Schmeichel! Che parata di Schmeichel! Che paratona di Schmeichel, ragazzi. Qui Giaccherino, mamma mia, è lui il talento del Napoli. Giaccherino falciato e rimane morto a terra. Non ci credo. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Attenzione alla palla dentro, mamma mia, ragazzi. Stanno facendo loro la partita. Mi metto vergogna perché a questo Milan stiamo facendo fare la partita, dai, ma seriamente? Ma seriamente, dai, Kasper Schmeichel, dai una bella palla a Milik. Stop. Mamma mia, Milik, quanto sei scarso! Quanto è scarso sto Napoli, oh! Ma no, ma questa è palla, ma che stiamo dicendo, raga? Giaccherini, Perzeliski, allarga, 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 Milik! Calcio di rigore, no, no, non ci credo, ma è stato falciato. È stato falciato e non ci hanno dato il calcio di rigore. Milik di fisico. Milik col suo fisico. Milik, non ci credo ancora, Donnarumma. Ancora quel bimbo che manco va a fare la maturità e viene a rompere le palle a noi in carriera. Dai, non ci credo. Dai, 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 dai. Zielinski, dai, dai, Zieli, dai, Zieli. Dai Zieli, tienila, tienila, tienila Zieli, tienila, nello stretto, dietro per Rog, zona tiro. Rog, che polpetta che ha tirato. Ha tirato una polpetta, una ciabattata. Milik è troppo defilato per andare in porta a fare gol. O forse no, o forse no, o forse sì, o forse sì. Pavoloso, 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 quanto sei scarso. Palla per Strinic, Strinic in attacco. Giaccherino, Giaccherino! Giaccherino, papera di Donnarumma, papera di Donnarumma, Giaccherino, non ci credo ragazzi, non ci credo, Giaccherino, Giaccherini, mamma mia ragazzi, il Giaccherino l'ha messa dentro e Donnarumma si lamenta, dai, ma vai a studiare, vai, vai a studiare, voglio rivedere questo gol ragazzi, lo voglio rivedere. Strinic si inventa assist man a caso, tiro. Dai Donnarumma, cosa combini? Cosa combini Donnarumma? Un tiro centrale. Un tiro centrale. 1-0 Napoli. Milan, via. Via dalla Coppa Italia. Via dalla Coppa Italia. Qua ci siamo noi. Questo è il nostro territorio di lotta. Noi apparteniamo alla Coppa Italia, alla Team Cup. Dobbiamo vincerla quest'anno a tutti i costi. Riparti ora il Napoli, Giaccherino ha visto dentro Milik, ma per Milik, non per Donnarumma.
Ora saranno tutti in avanti perché vogliono cercare di pareggiare. Noi abbiamo grandi spazi lì. Abbiamo grandi spazi lì. Pavoletti. Palla arriva a Rog. Palla arriva a Rog. Milik si ferma. Milik. 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 Allan. Non ne usciamo più. No, però attenti, però attenti, però attenti, però attenti, però attenti lì dietro, raga. Te di recupero, dai, andiamo a fa sto gol, andiamo a fa sto gol, dai. Dai, dai Pavoletti, lo so che vuoi il gol, lo so che vuoi il gol. Vai pavoloso, pavoloso, per Milik, per Milik, per Milik! Avrei voluto far segnare il pavoloso, ma ci accontentiamo di Arkadiusz. Milik, ti mando un bacio. Ed ecco qua il nostro cerchio azzurro della felicità, guardateli, guardateli. Guardate come festeggiano, il Milan va a casa. Arkadiusz Milik, sinistro imparabile per Donnarumma. Bimbo, vai, vai alla maturità, ovviamente ragazzi, io sto scherzando e non prendetevela milanisti qui sotto, milanisti qui sotto, non prendetevela. Donnarumma è il portiere italiano più forte al mondo dopo Buffon. Anzi, ora che Buffon se ne sta scendendo, Donnarumma si può considerare praticamente uno dei più forti al mondo. Ragazzi, tranquilli, io Donnarumma lo amo, però in contesto di carriera, capite, si dicono cose, a volte per scherzare, a volte per rabbia, più che altro. Quindi non prendetevela, ragazzi, mi raccomando, ma neanche juventini, romanisti, io amo tutte le squadre. Ho messo in questo momento un nuovo episodio di carriera, e questa cosa è un po' strana, perché ho messo un episodio di carriera con il Leicester, e il carissimo Pietro Petruzzi, che ringrazio e saluto calorosamente, ci ha consigliato qualche giocatore. Allora, ci ha detto a gennaio prendi Tevez, costa poco ed è 83 di overall. Quindi andiamo un attimo a vedere se veramente Tevez costa poco. Ragazzi, Tevez un paio di FIFA fa era qualcosa di fenomenale, cioè non lo buttavi giù. Era 1,70 m, ma aveva un fisico pauroso. E o si è ritirato. Ok, caro Pietro, o si è ritirato oppure non c'è nel gioco. Mi sembra che giocava in qualche squadra cinese, era tornato al Boca, ma poi non mi ricordo, ragazzi. Poi ci ha detto, prendi un portiere forte come Szczęsny o Alves, non il terzino, Alves il portiere. E caro Pietro, noi prima, nello scorso episodio, o in questo, non mi ricordo, comunque abbiamo preso Daniel Alves, però il terzino. A porta Szczęsny o Alves, li prenderei sinceramente. Il problema è che abbiamo sia Reina sia Kasper Schmeichel. Quindi in questo momento nessuno dei due ci serve davvero tanto, anche perché questi consigli sicuramente erano per la nostra carriera con l'Acer. Pietro, mi dispiace, ma sto preregistrando e appunto ho avuto questo problema della mia partenza tra una settimana, quindi posso solo prendere questi due consigli, diciamo. Poi, come giovane prendi Simi del Crotone, lo andiamo a vedere, ma mi ricordo che non, sia niente, che non fosse diciamo, niente di speciale. E poi come difensori Romagnoli, Rugani o Calabria. Allora, Calabria secondo me sarebbe un ottimo terzino, dunque ti ringrazio per questo consiglio. Però vorrei cercare di fare diciamo uno scambio. Ah, cedibile in prestito, ragazzi, noi ce lo prendiamo in prestito. Che ci frega? Prestito di 2 anni. Ce lo facciamo crescere e poi se dopo lo vogliamo tenere per noi, ce lo teniamo per noi, ce lo compriamo. Bello questo consiglio, ti ringrazio tantissimo. Per quanto riguarda Rugani e Romagnoli, allora Rugani gioca alla Juventus attualmente. Non so, chiediamo informazioni. In realtà se avessimo venduto Koulibaly alla Roma sarebbe stato un buon colpo, però ora che Koulibaly è ancora nostro. Allora, ci è arrivato nel frattempo, ha reso conto di Bellerin, ma abbiamo preso Daniel Alves e il Papu ha accettato. Balla come il Papu, balliamo tutti come il Papu, ballate anche voi come il Papu, ragazzi, ballate come il Papu, perché sta arrivando il giocatore più ignorante della Serie A a vestire la maglia del Napoli. In questo mercato era stato anche avvicinato al Napoli come quel Mister X di De Laurentiis, alla fine niente di concreto. Dai, vediamo se arriva per il Palermo. È il Papu, ragazzi. Qui Calabria ce lo rifiutano. Rugani non ce lo vogliono cedere. Quindi, niente, purtroppo nessuno di questi consigli riusciamo ad attuarlo. Ad attuarli. Allora, Papu o Musa? Papu. Il Papu è molto più pronto, è molto più forte. Poi Musa l'abbiamo già visto giocare. Cambiamo un po'. Anche se Musa lo amo, però, ragazzi, il Papu vince su tutti. Baila come il Papu, 82 di overall, ragazzi, fortissimo, fortissimo il Papu, fortissimo. Un giocatore fenomenale. Lo facciamo ovviamente giocare a destra, a sinistra, dove vuole lui, tanto dal centrocampo in poi questo giocatore può fare tutto.
Allora, siamo pronti per la partita con il Palermo, la seconda di questo episodio. Napoli-Palermo, Stadio San Paolo, tutto pronto per il match. Abbiamo la solita formazione, il solito 11 titolare che abbiamo imparato a memoria. Unico cambio rispetto, diciamo, al solito 11-2 cambi rispetto alla formazione reale del Napoli è Klaassen al posto di Allan e Daniel Alves al posto di Yusai. 11-2 cambi, per il resto la solita formazione in panchina c'è il Papu che freme dalla voglia di giocare, qui subito dentro per Mertens, 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 chiusura del difensore. E vabbè, ma che è un pazzo, chi è? Chi è? Rispoli, lo sapevo che era lui, mamma mia, un fattone, è un fattone questo. Fallaccio su Dries Mertens, dai, mettimi sta pennellata, come sai fare tu, come sai fare tu, come sai fare tu. Che schifo di tiro, l'ha deviata il difensore, vero? Sì. Calcio d'angolo, Hamsik, palla dentro, questo è gol, questo è gol! Mamma mia! Ce l'avevamo gufata bella, ce l'avevamo gufata. Questo è gol, ragazzi, questo è gol. Questo è gol di Caglion! Gol di Caglion! Ci siamo riusciti! Una gufata in positivo, ragazzi, una gufata in positivo. Caglion di testa. Salta più in alto di tutti quanti e la mette dentro. Cross di Hamsik al bacio, Caglion stacca, traversa e rete. Stacca più alto di tutti. Mamma mia, grandissimo, grandissimo Caglion. 1-0 Napoli, dai, dobbiamo inseguire questo sogno. Si chiama scudetto questo sogno. Si chiama scudetto, lo dobbiamo vincere. Per il nostro popolo, per i nostri tifosi, per questi colori. Dobbiamo vincere lo scudetto, dobbiamo giocare con il Real Madrid come se fosse una finale, come se fosse la partita più importante della nostra vita. E poi in Coppa Italia abbiamo una doppia semifinale, non so contro chi, ma che dovremo stravincere. Dobbiamo dimostrare chi siamo, ragazzi. Gol del Palermo, non ci credo! Non stavo neanche facendo la telecronaca perché era diventata una partita abbastanza noiosa. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Tutto da capo, ragazzi. Sto scudetto non sa da fare. Sto scudetto non sa da fare. Questo scudetto non sa da fare, perché non ci riusciamo proprio a vincere le partite, quelle là importanti. Caglion dentro, niente. Dai ragazzi, dai Giorginio, dai Giorginio, dai Hamsik, dai Capitano, dai Capitano. Daniel Alves, ragazzi, Daniel Alves. 10 milioni. 10 milioni valgono questo gol. 10 milioni. Questo gol vale 10 milioni. 10 milioni pagati per Daniel Alves. Mamma mia, al 90esimo. Mamma mia, al 90esimo. Mamma mia, al 90esimo. Che emozioni. Che emozioni. Come ha tirato di rabona. Che cacchio di tiro è? Lo voglio rivedere. Che gol ha fatto. Che gol ha fatto. Daniel Alves, tra l'altro, rivediamo in quell'azione con Jorginho, che riesce a trovare dentro Hamsik. Hamsik qui, beh, due difensori scandalosi. La passa dentro, ragazzi. No, no, contro le leggi di tutto, contro le leggi di tutto. Non è possibile fare un movimento. Cioè, la gamba gli è finita dietro? No, non sto capendo, ragazzi. Ci ha fatto gol di tacco praticamente. A parte che così, cioè, penso che si sia spezzato qualcosa. Cioè, ragazzi, guardate qua. E non è in... Madonna mia! Infortuni veri poi non li segna FIFA. Un gol di tacco. Daniel Alves sta meglio di prima. Ed ecco qua la palla che entra in rete. Mamma mia ragazzi, mamma mia, quante emozioni in questa carriera. Daniel Alves al 90esimo strappiamo una vittoria, non dico neanche meritata, dico strappiamo una vittoria importantissima. Oddio, vittoria se fischia l'arbitro, ok. Finita 2-1 per il Napoli, portiamo a casa una vittoria veramente importantissima, come vi ho detto, era fondamentale vincere quest'oggi e ci siamo riusciti. Mamma mia ragazzi, quante emozioni, veramente eravamo demoralizzato e senza speranze, poi
Ci ha pensato Mister 10 milioni, Daniel Alves, a mettere dentro questo pallone. E un po' a vedere noi quanto abbiamo speso sul mercato. 29 milioni spesi per Alves e Gomez. Vabbè, due acquisti, entrambi abbastanza vecchietti. Però direi due acquisti comunque mirati, due acquisti intelligenti. Vabbè, l'Ecuador ci offre la panchina, noi la rifiutiamo. Quanto abbiamo di budget? Tra l'altro io avevo fatto sempre il riscatto dei soldi, ma figurati, abbiamo 5 milioni. Vabbè, non si può fare nulla con 5 milioni. Mi sa che possiamo rimanere così e vedere magari se riusciamo a fare qualche cessione. Anche perché le offerte ora arriveranno e cercheranno di stuzzicarci in tutti i modi. Così è fatto FIFA. José Reina, 13 milioni dall'Atletico. Controbatto a 25. Anche se non li vale mai 25 milioni Reina. Cioè. Però magari l'Atletico è stupido e ce li vuole dare questi soldi. No, dicono che è troppo alta. Vabbè, era prevedibile. Noi abbiamo fatto più che altro per scherzare questa controfferta. 4 ore alla fine del mercato, offerta per Lorenzo Insigne dal Borussia di Dortmund. Insigne in forma smagliante, ancora diversi anni di contratto. C'è la possibilità che accettino la nostra richiesta se compresa tra 45 milioni e 58. Sapete che vi dico? Rifiuta e vieta ulteriori offerte. Non avvicinatevi al mio Lorenzinho, che non ve lo cedo per nessuna cifra al mondo. Non si cede Lorenzinho blindato. Guardate ora come arrivano le offerte per i nostri super top player. Ora arriverà secondo me un'offerta per Mertens. No, Reina e Rafa, i due portieri. 17 milioni dall'Arsenal, ragazzi. Per 20 io lo vendo. Per 20 io lo vendo. Cioè, Smaio titolare e poi. Cavolo, cavolo, no, però. Non posso per rimanere solo con 6 per riserva. Vediamo un po' se per 20 milioni va via, ragazzi. A me va più che bene. Il Chelsea compra Acerbi, ragazzi. Cosa sto leggendo? 17 milioni e mezzo per Reina, ragazzi. Ma sapete che vi dico? Ma non ce ne frega proprio. Ormai il mercato è finito. Vediamo se riusciamo solo a cedere Ravel. Più che altro se dobbiamo rinnovare il contratto a qualcuno, così abbiamo più possibilità. Ma per il resto direi che veramente va benissimo così. Oh, abbiamo venduto quindi Rafael, perfetto. E possiamo andare a chiudere il mercato. Ragazzi, l'episodio finisce qua. Io spero davvero che vi sia piaciuto. Se così è stato, vi chiedo di lasciare comunque un bel mi piace per supportare questa serie e per supportare il canale. Iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Magari attivare la campanellina per comunque restare aggiornati su tutte le novità, su tutte le news, i nuovi video, i contenuti che porteremo qui sul tubo. E niente, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video.